Gabriele, che lago è questo? Lago Trasimeno. Trasimeno? Non lo so, è lago. Lago? Non lo so, spesso fa storia, 2 secondi. Laghetto. Lago che si trova alla fermata della metro Eurofermi, appena uscite dalla metro. Ce l'abbiamo proprio di fronte. Eurofermi. E dietro in pratica c'è il. Le spalle. L'ufficio Poste Italiane. L'ufficetto delle Poste Italiane, poi da qui non si vede, c'è il Ministero della Salute. Si chiama Laghetto dell'Euro, ecco. Laghetto dell'Euro. Eccoci ancora qua l'entrata. E di fronte abbiamo il Ministero dello Sviluppo Economico. Poi questa è tutta tipo intorno, una stradina tutta intorno al laghetto, che se non sbaglio è lungo 300 metri ho letto, però non so se è di lunghezza. Sì, da un punto fino a un punto, secondo perché me. Perché di altezza, di profondità non credo. Ah ecco, qua c'è scritto divieto di pesca, quindi infatti, non si possono pescare pesci. Sarà una specie di aree protette, non so poi. Sicuramente. Non sono del posto. E poi... Ora vado a fare la fila nel piccolo ufficetto delle Poste Italiane. Ci facciamo un giro, attenzione al fango. Sì. Facciamo un giro qui intorno, vediamo cosa c'è, magari c'è qualcos'altro, ve lo facciamo vedere. Poi dopo andiamo alla Garbatella. Dovremmo andare alla Garbatella. Anche perché oggi è il penultimo giorno, l'otto scorso invece abbiamo aspettato un pullman, ma purtroppo non è passato. Non è passato, quindi spero andiamo che a piedi passi. Poi. Se no andiamo a piedi, sono tipo 10 minuti, 11 minuti a piedi, siamo giovani, dai. Sì, la possiamo fare. Si cammina. Comunque oggi è 10 dicembre, dopo domani si parte. Domani ultimo giorno a Roma, stasera penso di... sicuramente stasera ci facciamo una bella pizza al taglio, poi vedrete qualche video, magari lo faremo. Così al volo e ordiniamo le pizze al taglio e ci vediamo una partita Inter Barcellona, ragazzi, speriamo sì. Di qualificarci. Sicuramente tutte le altre squadre saranno di grandi. Che ti ricorda? Guarda le pecore! Beh, beh! Attore, che pallone! Le pecore, Giacomo! Beh! Altro Giovanni Giacomo. Non me la ricordo questa scena. Ragazzi, preciso che saranno se no 5, forse anche 600 metri, perché da dove vi ho detto io c'era scritto 300 metri, però era partire dall'inizio fino a quel punto dove ho ripreso io, che sarebbe là in fondo. Poi dall'altra parte là c'è quel ponte, sono 300 metri. 300 metri, penso che fino però alla fine dovrebbe fondo essere fondo. Un'altra centinaia di metri, quindi 400 metri. Ma pure 200. Vorrei quindi ora andiamo alla fermata e andiamo alla Garbatella. Arrivati a Garbatella, al bar dei Cesaroni. Dai che bello. Ora ci prendiamo un caffettino. Piazza Giovanni da Triore. Cos'è? La bottiglieria si chiamava, tra l'altro. Sì, sì. Dopo ci andiamo, passiamo anche dalla scuola, che è qui vicino. Vedete se sta più al caffè. Stavo entrando a bar del Cesarone, molto romanesco, più che altro romanista. In pratica qua dentro registrano i Cesaroni, qua dentro la bottiglieria. Ci saranno, ci hanno detto, altre 4 stagioni che li iniziano a registrare dopo le feste in pratica. Infatti me lo ricordavo un po' così, magari con il bancone. È bello. Allora è figata. Qui che ne pensi? Fanno il set. Esattamente, qua dentro. Lotte, anzi, lotte. Ragazzi, questa è in pratica la scuola dove andavano i Ceseroni. Ragazzi, guarda questa cosa, guardate, non potevo non comprarla, guardate. Ragazzi, la Garbatella proprio al bar dei Cesaroni. Che fai, te ne privi, dici Ciccio Gamer, è ben normale, dovevo comprarla. Però non nascondi perché dovrebbero esserci laziali. Vabbè, è impossibile nascondere una cosa del genere così grande, dove la devo mettere, che questo, non c'ho il neopaviri, che c'ho il tascone che l'ho netto qui dentro, alla fine che cazzo me ne frega, oh. Una sciarpa, eh. Io ce la faccio da un laziale romanista secondo voi? No, credo. Però. Vabbè, però. Vabbè, perché l'ho comprata per riscaldare il collo, no? Fa freddo, oggi fa più freddo, oggi c'è vento. Siamo nella metro della Garbatella, stiamo andando a farci un giro al corso, cioè
dove ci stanno i negozi, dopo il Colosseo e vediamo un po'. Ragazzi, siamo di fianco al sede del Tempo, il giornale. Ecco, Palazzo quello là è il Palazzo Chigi. Piazza è notte. Sta con la Camera dei Deputati in pratica. Io credo si è ricordato che oggi c'era un'offerta davvero importante. Chris McBacon a un euro, ragazzi. E ha fatto la spesa una, 2 euro. Guardate. Non potevano passare dal McDonald's per Roma. È qualcosa di invidiare del fatto grande. Si magna. Ragazzi, quanto è grande questa, è una un colosso, è una delle 7 meraviglie del mondo, bellissimo, guardate, ti provo a sporgere tanto. Vabbè, un po' Dio. È un po' altino, altuccio, è bellissimo, è Colosseo, lei Colosseo. Poi dall'altra parte ci sono i fori di Roma, i buchi romani, come diceva. Non so chi, si deve ricordare, quando si ricorda ve lo dici. Poi ve lo dico. Prossimo video. Ragazzi, guardate che bello l'altare della patria quando tramonta il sole. Esatto, ora anche con l'altro di Natale è uno spettacolo. È bello, eh. Guarda, invidio non da manco più di tanto l'idea, Questa è tutta la piazza Venezia. Venezia, piazza Venezia, grande. È una cosa che Fortunato ha azzeccato, piazza Venezia, vi lasciamo a tra poco.